assessore alla bellezza e ai monumenti della città di Viterbo. Onorevole, a proposito di bellezza, che cosa ci dice di questa tradizione? L'integrità dei valori cristiani si conferma in queste feste popolari, il popolo dà la sua adesione spirituale che dimostra che non tramontano, quindi è un momento in cui Viterbo diventa capitale della cristianità, una cristianità che si intende nel ritenere che Santa Rosa e i valori del cristianesimo siano valori fondanti di un cittadino di Viterbo, ma in realtà di ogni cittadino del mondo. Quindi ha una forza straordinaria questa macchina portata da 100 facchini che interpretano un sentire popolare che vediamo in tutti i punti della città. Mi pare ogni anno la conferma che Dio c'è. Grazie, grazie professore, la lasciamo. Facchini Santa Rosa! Evviva Santa Rosa!